Voglia di fare musica. Ciao, come state? Il sole picchia sulla mia faccia oggi, picchia tantissimo. Bene, volevo solo farvi un saluto da dove sono, in vacanza. Sono in Grecia, a Creta, si sta benissimo. È vero, un po' di gente, un po' affollata, perché comunque agosto, forse l'anno scorso, si poteva viaggiare meglio, nel senso che c'era meno gente. Però è anche vero che insomma le spiagge sono abbastanza ampie. Ecco, ormai devo dire la verità, sono quasi al termine della nostra vacanza, della mia vacanza, ma oggi sono venuta in una spiaggia bellissima, una tra le più belle spiagge di Creta, ovvero quella di Elafonissi. Siamo a sud-ovest di Creta, diciamo nella parte un po' ventosa, però in questa spiaggia è la spiaggia rosa, dove naturalmente ci sono tutti i cartelli che indicano giustamente di non portarsi a casa la sabbia rosa, perché se tutti portano a casa un po' di sabbia, beh, naturalmente questo paradiso va a morire e quindi il rosa, insomma, non ce lo ritroviamo più. Delle calette molto interessanti, ma l'acqua cristallina quasi direi dei Caraibi. Che dire, devo dire la verità, per quanto riguarda Creta, beh, pensavo di vedere più luoghi simili Caraibi. In realtà nella parte dove siamo noi, verso Cania, bellissima cittadina anche da visitare per insomma tutte quelle che sono le mura storiche, ma anche quelle che sono un po' i localini, le taverne, ecco, dicevo, in realtà insomma il mare è comunque limpido, pulito, ma non è proprio caraibico, però insomma non ci possiamo lamentare. Una delle mete insomma che vi invito quindi a visitare, e poi naturalmente nei prossimi giorni tornerò a Heraklion, sia per prendere l'aereo e tornare in Italia, ma anche per visitare quello che è stata la mitologia e quindi il Minotauro, ovvero il palazzo di Cnosso. Nel frattempo io vi saluto, vi ricordo di portarvi le maschere nel caso vi stessero nella valigia, perché sicuramente è un accessorio da non dimenticare a casa. Un abbraccio e vi saluto anche con uno dei colori classici della Grecia, ovvero l'azzurro turchese, come l'acqua e come tutto quello che ci circonda. Ciao!